Lombardia è stata la prima a essere colpita dal Covid, quindi da uno tsunami per il quale tutto il mondo era impreparato. Quindi adesso cerchiamo di imparare anche dagli errori che tutti possiamo aver fatto, tutti, tutte le regioni e tutti i paesi. Cercherò di interpretarlo nell'interesse di tutti i cittadini lombardi, quindi non credo che sia una questione di continuità o discontinuità, quindi cercherò di portare avanti tutte le cose buone che sono state fatte e se possibile migliorare laddove è possibile. Ho citato il Presidente Fontana perché il Presidente Fontana è stato il primo a sondare la mia disponibilità e a propormi la vicepresidenza e l'assessorato. Successivamente ho colloqui sia col presidente Berlusconi prima e poi con Matteo Salvini dopo, quindi non li ho citati, ma indubbiamente anche loro sono stati protagonisti di questo mio, diciamo, nuovo ruolo. Io sono abituata e l'ho sempre fatto nella mia vita a lavorare nel presente, non ho mai pensato al futuro. Francamente anche questa nomina a questo ruolo era totalmente inaspettato, non pensavo proprio, da poco ho finito un altro incarico istituzionale importante, pensavo forse anche di prendermi qualche mese di pausa, ma così non è stato e quindi però non ho mai pensato e non penserò mai al futuro. È difficile davvero stabilire quanto è più giusto. Abbiamo anche esempi di paesi che sono in questo momento in una fase ancora più critica rispetto alla nostra. Quindi certamente la suddivisione in zona dovrebbe essere prevista con dei tempi che possano dare ai cittadini, ai commercianti, agli imprenditori, agli operatori delle sicurezze rispetto appunto agli studenti, agli insegnanti delle sicurezze. Forse non è sempre così, questo forse è l'unico punto debole.